quale? I costumi tradizionali, sai? Ragazzi, identici, capito? Se... cerca di distruggere tutti gli stereotipi, tipo ci rubano il lavoro, tipo, e ha avuto una grande diffusione, perché veramente, e aiuta i ragazzi quando vado in università, no? Dopo un po' emozionati ti dicono ma io cosa posso fare? E la mia risposta è sempre uguale, devi studiare, perché studiare ti rende più forte a resistere le persone che ti raccontano. Se tu studi anche la storia dei nostri, diciamo, primi di contromanità, e se studi la realtà come oggi, sei anche più forte a resistere alle bufale che mi vengono raccontate, dall'invasione a tutto quello che viene raccontato. Se voi studiassi più il fenomeno a partire dai dati veri, e lo usaste anche quando parlate a casa con i genitori, con i parenti, con gli amici, con questo, aiutereste a creare una resistenza maggiore alle bufale che vi vengono raccontate. Mentre invece stiamo scivolando nell'atmosfera della strada di città, non sono dei veri e propri imprenditori della paura, insomma. È un campo profughi permanente ormai. Kukuma non conosco, da però deve essere aperto. E quindi non possono uscire i profughi? Da questo abbastanza, ma non sanno dove andare, perché questo non è recintato. Però è isolato, quindi una volta che esci... Tutto facciamo venire in mente, meno che affrontare con calma quello che è un problema, ma non è un'invasione, che si chiama integrazione. Sia perché la legalizzazione aiuta anche la sicurezza di tutta evidenza, ma non so, adesso non è difficile far ragionare le persone, però ci proviamo, dai. Quindi tutto questo lo dobbiamo conquistare, ma nel frattempo dobbiamo mettere un po' d'ordine a casa nostra. Se fosse possibile un po' di buon senso, e va benissimo, insomma usare anche il cervello, oltre che la pancia, fosse possibile usare anche il cervello, e già che ci siamo anche un po' di cuore, vi assicuro che non fa male.